calendario di eventi promosso dalla Regione Campania, dall'assessorato al turismo, ha organizzato questa sera questo incontro omaggio ai Beatles, la cui musica, che possiamo tranquillamente definire immortale, sarà in parte rivisitata anche in forma jazzistica grazie alla performance del maestro Fabrizio Soprano, maestro napoletano ma di caratura internazionale, che vanta un curriculum che fa onore a lui e al mondo accademico musicale napoletano. È evento che è nato anche grazie alla collaborazione con l'associazione musicale Italian Muse di Roma. È l'inizio, mi auguro, di un discorso più a lunga gittata che potrà anche avere interessanti appendici in estate nel chiostro della Santissima Trinità di questo complesso, e anche un po', credo, l'esordio in chiave di concerto di pianoforte in questa sala che è stata ristrutturata 2 anni fa nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso monumentale della Santissima Trinità. Io vi ringrazio per essere intervenuti, ringrazio anche il gruppo di ospiti inglesi, we welcome and it's very nice to meet this evening, perché alcuni di loro già erano stati in visita al museo ieri sera, e vi pregherei solo di, con la massima attenzione, di spegnere i cellulari, perché oltre per non interferire nel concerto, anche perché lo stesso concerto è oggetto di una registrazione di alta qualità che sarà poi veicolata anche su internet e in altri strumenti multimediali, quindi capirete, ne va anche un po' l'immagine della nostra città. Vi ringrazio e vi auguro una buona sera, e aspettiamo che il maestro, già stata stamattina qua, che percorra questi pochi metri sul red carpet e ci allieti con le note del Beatles. Grazie.
Grazie.